Cina, diciamo così. Allora, di nuovo benvenuti a tutti, benvenuti in particolare a Franco Trabattoni e a Francesco Fronterotta che partecipano, insomma, sono i protagonisti di questo dibattito. Io farò una breve introduzione solo per avviare la loro discussione. Cominciando col dire che questo è un dibattito che avviene nell'ambito della serie Head to Head, che è una serie il cui obiettivo principale è quello di favorire il dibattito e lo scambio di idee, e quindi a tal fine prevede la partecipazione di due esperti su un determinato tema che hanno però opinioni divergenti su questo stesso tema. In questo caso, come sapete, ci occuperemo oggi di Platone e la conoscenza, in particolare della conoscenza delle idee. Franco Trabattoni e Francesco Fronterotta hanno opinioni divergenti su questo tema. In particolare Franco Trabattoni ritiene che le idee possano essere conosciute umanamente solo mediante una conoscenza. Solo mediante una conoscenza di tipo discorsivo, mediante il linguaggio, mentre Francesco Fronterotta ritiene che le idee possono essere conosciute anche intuitivamente, cioè mediante l'intuizione, che è una conoscenza di tipo immediato e diretto. Ora io, prima di dare loro la parola, vorrei brevemente presentarli. Ora, Franco Trabattoni è professore ordinario di storia della filosofia alla Statale di Milano, è anche direttore di una rivista internazionale di filosofia antica che si chiama Metexis, e è stato anche autore di molti libri e di articoli sulla filosofia antica. Mi limito a menzionarne alcuni: Scrivere nell'anima, Verità, dialettica e persuasione in Platone, La filosofia antica, profilo critico storico, La verità nascosta, oralità e scrittura. Scusate, ci sono un po' di intoppi. Inoltre Franco Trabattoni è anche curatore e autore insieme a Mario Veggetti dell'opera Storia della filosofia antica in quattro volumi edita da Carocci. Per quanto riguarda Francesco Fronterotta, lo conoscete, insomma, la maggior parte di voi molto bene, perché è professore qui a Villa Mirafiori. Magari lo conoscete meno sotto il profilo delle sue ricerche specialistiche, e lui ha lavorato molto e lavora molto su vari aspetti della filosofia antica, sulla filosofia presocratica, su Platone e la tradizione platonica. E a questo proposito mi limito a menzionare alcuni dei suoi libri: ha tradotto e commentato i frammenti di Eraclito, il Timeo, il Sofista, l'Ippia, e anche partecipato alla traduzione collettiva di Plotino in più volumi, che è uscita a partire dal 2001. Ora, il nostro appuntamento di oggi avrà una scansione, la seguente scansione ci sarà un primo intervento di Francesco Fronterotta, che argomenterà a favore della sua posizione per 20 minuti, e sarà poi seguito dall'intervento del professor Trabattoni, che avrà lo stesso tempo a disposizione per difendere la sua tesi. Seguiranno, adesso abbiamo incominciato con ritardo, credo circa 35 minuti a disposizione per le domande da parte di voi studenti, e poi ci sarà un ultimo dibattito tra di loro di 10 minuti conclusivo. Ok, allora buona discussione. Grazie Diana, e grazie a voi. Mi scuso per il ritardo appunto dovuto a problemi meccanici, e vorrei cominciare questi 20 minuti esprimendo fondamentalmente un concetto, cioè normalmente chi difende una posizione come quella che io difendo relativamente alla teoria platonica della conoscenza, e in particolare della conoscenza intellettuale, viene presentato, così ha fatto Diana, è questo l'uso, è questa l'interpretazione standard, se vogliamo dire così, come un sostenitore della tesi per cui Platone avrebbe
ammesso la possibilità di una conoscenza intuitiva e quindi sarebbe un intuizionista, diciamo così. Io tendo a resistere a questa prospettiva per la semplice ragione che il termine intuizione e intuizionismo è carico di una certa storia nelle vicende filosofiche posteriori in relazione al verbo latino intuer, no? E avrei delle difficoltà a attribuire a Platone una posizione netta, rigida, radicale di questo genere. Platone usa, come noto, ed entro nel merito per precisare appunto quale sia effettivamente la posizione che difendo, Platone entra nel merito della distinzione fra forme diverse di conoscenza intellettuale, fra l'altro, non solo, fra l'altro, nel sesto libro della Repubblica, nell'ultima parte, in poche pagine del sesto libro della Repubblica, dove, come noto, elabora quella famosa immagine della linea divisa. Una linea che viene divisa a metà, la metà inferiore rappresenta la conoscenza del mondo sensibile, la conoscenza sensibile in generale, la metà superiore, che è quella che ci interessa, che invece presenta due step di conoscenza sul piano intellettuale, a cui si attribuiscono due denominazioni distinte, dianoia e nous o noesis. Prima considerazione sulle parole di Platone. Platone non usa, o comunque quasi mai, un linguaggio tecnico. Dunque, effettivamente, si nota, tanto nella Repubblica quanto in altri dialoghi, una certa oscillazione dal punto di vista della denominazione di determinati concetti, eventi e così via. Quindi, il fatto che in questa sezione del libro sesto della Repubblica si parli di nous o noesis e di anoia non implica che questa distinzione terminologica, che questa distinzione di parole denomini effettivamente, permetta di denominare effettivamente due fenomeni di conoscenza intellettuale distinti in modo coerente e costante. Nel libro settimo, quindi a poche pagine di distanza, gli stessi termini nous e dianoia si trovano utilizzati anche per designare altre cose. Quindi non ci si può basare su questo punto. Ci si può basare, io credo, su quello che Platone dice nel momento in cui poi deve esprimere il contenuto di questi due step, di queste due sottosezioni della conoscenza intellettuale. Perché Platone le distingue soprattutto facendo riferimento a due nozioni, mi pare, per semplificare. La prima è la nozione di ipotesi. Dice che in entrambi i casi la conoscenza intellettuale ha un carattere ipotetico, ma ha titoli diversi. Nel caso della conoscenza dianoetica, le ipotesi vengono utilizzate come le utilizzano i geometri. Che cosa vuol dire come le utilizzano i geometri? Come punti di partenza, per condurre delle dimostrazioni. Di questi punti di partenza, di queste premesse, diremmo noi, di questi, se vogliamo restare al linguaggio della geometria, concetti primitivi, non è possibile, per i geometri, dare dimostrazione. Non è possibile rendere conto. Quindi semplicemente costoro deducono, cioè svolgono i loro argomenti a partire da questi punti di partenza non dedotti a loro volta. Che cosa significa, che cosa implica questo? Questo implica che le conclusioni cui si arriva con questo metodo, le conclusioni cui si può arrivare in base a una conoscenza intellettuale di tipo dianoetico, le conclusioni a cui possono arrivare i geometri, sono, nella migliore delle ipotesi, coerenti con le loro premesse, ma non se ne può affatto accertare la verità o la falsità. Perché la verità o la falsità dipendono dalla verità o dalla falsità delle premesse. Preciso un aspetto, in realtà non se ne può accertare la verità, la falsità a certe condizioni sì, perché se per caso le dimostrazioni condotte dai geometri portassero a risultati, ad esiti incoerenti fra loro o incoerenti rispetto alle premesse, questo sarebbe comunque un segno della loro falsità. Dunque, sul piano della dianoia, sul piano di questa metodologia ipotetica, è impossibile accertare la verità del principio, la verità delle premesse della dimostrazione. C'è un secondo aspetto che è caratteristico di
questa metodologia, che è caratteristico di questa forma di conoscenza intellettuale dianoetica, ed è la discorsività, la proposizionalità. In altre parole, questa metodologia necessita di un medium, di uno strumento, di un mezzo. Questo mezzo può essere, nel caso dei geometri, che possono anche star zitti mentre dimostrano, una lavagna con un gesso, cioè una rappresentazione materiale, oppure il linguaggio, che è il medium certamente più diffuso e più accessibile per condurre una dimostrazione. Passiamo per brevità al livello superiore. A livello superiore del nous, della noesis, che cosa accade? Ancora una volta abbiamo a che fare con un metodo ipotetico. Questo metodo ipotetico, però, tratta la nozione di ipotesi in modo completamente diverso dal precedente. Dice Platone, o piuttosto dice il Socrate platonico ai suoi interlocutori, che in questo caso ipotesis significa esattamente ipotesis, cioè basarsi su, usare dunque una tesis, una posizione, come punto di lancio, ma non più come prima, per discendere nella dimostrazione verso certe conclusioni, ma per risalire verso i principi di quella stessa ipotesi. In altre parole, colui il quale si colloca a livello della noesis o del nous è in grado di rendere conto dell'ipotesi di partenza, cioè di giungere a una proposizione, o piuttosto di giungere a una tesi che sia in qualche misura capace di accertare la verità o la falsità dell'ipotesi di partenza. Cosa vuol dire? Questo non è immediatamente attinente al nostro tema, ma forse è opportuno chiarirlo. Cosa vuol dire rendere conto dell'ipotesi di partenza? Beh, molto probabilmente, Platone non dice molto, ma molto probabilmente significa assumere una tesis, cioè una posizione, che sia più ampia dell'ipotesi di partenza e che sia tale da giustificare la verità dell'ipotesi di partenza, fino a giungere a qualche cosa di talmente ampio e universale, perché questo è certamente il progresso che Platone ha in mente, da essere, come lui dice, anipotetico, cioè non più ipotetico. Cosa vuol dire non più ipotetico? Significa che non è più un punto di partenza o una base per risalire ancora più su, che vuol dire che non permette di risalire ancora più su, che è il primo, oltre il quale non c'è più niente, e che dunque non ha bisogno che se ne renda conto in alcun modo, ma è immediatamente vero di per sé. Esattamente alla maniera, faccio questa piccola estensione, della caratterizzazione dell'autoevidenza e della verità del principio di non contraddizione secondo Aristotele. Bene, a noi però non interessa la natura di questo principio, dirò che anche su questo c'è una grande confusione esegetica, confusione nel senso buono, cioè posizioni molto diverse dal punto di vista esegetico. Si tratta di un principio o di più principi? Si tratta del bene, dell'idea del bene, come molti vogliono sostenere, o si tratta indifferentemente di tutte le idee? Le ipotesi sono su questo piano molto, fra loro molto varie e diverse, ma lasciamo da parte questo punto. Restiamo sull'aspetto procedurale. Dal punto di vista procedurale, lo stiamo vedendo, questa metodologia è in grado di rendere conto, nel senso di accertare la verità o la falsità di una ipotesi, cosa che i geometri non riuscivano a fare con il loro metodo ipotetico. Secondo, questa metodologia, Platone lo precisa ampiamente, non ha bisogno di ricorrere ad alcun medium, non ha bisogno di ricorrere a nessun tipo di rappresentazione materiale. Platone dice che i dialettici, perché sono i dialettici coloro i quali si servono di questo metodo, i dialettici ricorrono esclusivamente alle idee e ragionano, conducono i loro ragionamenti esclusivamente con le idee, fra le idee e attraverso le idee. Il senso è quello di opporre appunto questa posizione a quella dei geometri, che ricorrono alla rappresentazione grafica delle loro dimostrazioni. E qui si apre, credo, il punto effettivo di dissidia, insomma, con Franco Trapattoni: si abbandona, almeno a mio avviso, il linguaggio che fa riferimento alla discorsività e alla proposizionalità. Sostituito da che? Beh, Platone dice che questa metodologia, appunto, questa procedura noetica,
riesce, mette in condizione chi la conduce di vedere o toccare il proprio oggetto. E il principio primo, quell'anipotetico di cui vi dicevo poco fa, si giunge effettivamente per il dialettico a toccarlo. Allora, ecco la mia diffidenza nei confronti di un linguaggio che attiene all'intuizione. Non si tratta semplicemente del lessico dell'intuizione, non si tratta soltanto di vedere in tue ore, si tratta di toccare anche. Cioè c'è la costante sovrapposizione di questi due registri linguistici. Non avviene questo esclusivamente nella Repubblica, ma è una costante dei dialoghi platonici. C'è un passo molto importante del Fedone, il dialogo precedente, pagina 79 AB, se non sbaglio, in cui Socrate dice che il momento in cui l'anima riesce a esercitare al meglio la propria capacità conoscitiva, la propria conoscenza intellettuale, indipendentemente dal fatto che sia nel corpo o libera dal corpo, cioè dopo la morte del corpo, è quando, nella misura maggiore possibile, riesce a trovarsi in contatto con i propri oggetti, in quel caso sono gli oggetti intellettuali, sono le idee intellegibili, e questo contatto è espresso appunto dal verbo toccare, aptestai, anzi efaptestai, cioè l'idea dell'anima che abbraccia i suoi oggetti. E Socrate commenta questo patema, questa affezione, perché l'anima è affetta nel momento in cui subisce il contatto dei suoi oggetti, si chiama phronesis, si chiama intelligenza, si chiama conoscenza. Quindi, come vedete, questo registro linguistico è diffuso nel corpus platonico. Non intendo, e anche su questo punto credo che saremo d'accordo, prendere alla lettera questo linguaggio. Non intendo, a mio avviso almeno è così, che Platone pensi che realmente l'anima dispone, come si dice con una celebre metafora nel libro settimo della Repubblica, cioè poco più avanti, il passo di cui mi stavo occupando, che l'anima possieda un occhio, no? Il celebre occhio dell'anima. Non credo che Platone pensi che l'anima può toccare in qualche senso materialmente i suoi oggetti. Intendo che, fatto salvo l'elemento metaforico, fatta la tara piuttosto dell'elemento metaforico implicito nel linguaggio visivo o tattile che Platone usa, questo linguaggio ha il senso di mostrare che la procedura, il momento noetico della conoscenza intellettuale, riesce a cogliere direttamente e immediatamente il proprio oggetto, cioè immediatamente significa indipendentemente dall'impiego di un medium, cioè indipendentemente da uno strumento che permetta alla conoscenza di accostarsi al suo oggetto. Che questo strumento sia la rappresentazione materiale dell'oggetto, che questo strumento sia la proposizionalità. Credo che la distinzione terminologica della quale ho detto qualcosa all'inizio, Platone non usa un linguaggio tecnico, anche su questo abbia un senso. Se Platone distingue fra nous e dianoia, anche se in modi incerti, non voglio dare troppo peso a questa distinzione, ciò avviene perché i due termini in greco hanno un senso diverso. E questo senso diverso ci è spiegato, per esempio, in modo molto chiaro e molto esplicito, qualche secolo più tardi, forse dal più grande platonico dell'antichità, cioè da Plotino. Plotino dice che dianoia, dianoein, significa una forma di conoscenza che è certamente intellettuale, ma che consente di percorrere l'oggetto dall'esterno, come tracciare una mappa dell'oggetto, mentre la noesis è qualcosa che permette di cogliere direttamente, immediatamente, l'essenza dell'oggetto, indipendentemente dal fatto di tracciarne una mappa. Concludo, perché credo siano passati 20 minuti, con una considerazione di ordine più generale, che naturalmente riguarda Platone, non altro, ma non immediatamente le evidenze testuali. Quale sarebbe il senso, qual è il senso di una posizione per Platone, di una posizione come quella che a me pare gli si debba attribuire? Beh, io credo che Platone sia un fondazionalista. Fondazionalista significa che nel momento in cui si occupa di un determinato problema, in questo caso il problema della conoscenza, ha bisogno di individuare il fondamento
cioè il principio primo, cioè la premessa oltre la quale non ce n'è più nessun'altra, in questo caso della verità o della falsità della conoscenza. E Platone, io penso, è convinto del fatto che l'ambito linguistico e proposizionale non è autoreferenziale. L'ambito linguistico e proposizionale non è autonomo da questo punto di vista. Noi possiamo condurre, attraverso il linguaggio naturalmente, tutte le dimostrazioni che vogliamo, ma c'è una premessa prima da qualche parte, di cui non possiamo render conto circolarmente. Cioè non è possibile dire che la premessa di ogni dimostrazione è dimostrata da qualche altra dimostrazione che quindi richiede qualche altra premessa e che quindi i due estremi si toccano, ripeto, come in un circolo. Questo sarebbe al massimo una forma di coerentismo epistemico. Ma Platone ha bisogno che da qualche parte si esca al di fuori di questo e uscendo al di fuori si vada alle cose. E perché solo tra le cose si può individuare l'evidenza del fondamento. Questo significa che la conoscenza dimostrativa è perfettamente capace ed efficace nella costruzione articolata della scienza, ma ha bisogno di un momento extra discorsivo che, a mio avviso, per un pregiudizio che ci deriva da certe concezioni contemporanee, noi consideriamo irrazionale. Non c'è niente di irrazionale per Platone nell'extra linguistico. Perché solo nell'extralinguistico si riesce a individuare il fondamento oggettivo, reale, della conoscenza stessa e della sua verità o falsità. E un'ultima parola su questo punto, al di là della oscillazione linguistica, terminologica, che Platone appunto effettivamente nei suoi testi manifesta, mi sembra che questa duplicità della conoscenza intellettuale, delle forme di conoscenza intellettuale, sia fondamentalmente ben attestata, non solo appunto nella Repubblica, ma più in generale neanche in altri dialoghi. Si può pensare al Fedone in relazione all'idea del bello, al Simposio in relazione all'idea del bello, si può pensare al Fedone e altri ancora. Questa conoscenza del fondamento è l'ultima domanda che pongo a me stesso e che lascio, perché credo sia forse l'unico aspetto sul quale, uno dei pochi aspetti sui quali abbiamo una qualche divergenza con Franco Trapattoni. Questa duplicità di forme di conoscenza a quali condizioni è realizzabile? In altre parole, c'è una linea interpretativa di cui Franco è autorevole esponente, che sostiene che sì, è vero che la conoscenza intellettuale di carattere noetico ha questo elemento immediato, appunto non mediato da altri media, dal linguaggio e così via, che implica un contatto immediato con i propri oggetti e così via, ma che questo è possibile esclusivamente nel momento in cui l'anima è al di fuori del corpo, cioè l'anima è disincarnata. Bene, io penso che certamente una serie di miti che Platone presenta nei dialoghi ci illustrano questa condizione dell'anima disincarnata, e quindi questo è vero, è certamente vero. L'anima disincarnata, essendo priva di corpo, non ha ostacoli che le permettano di entrare in contatto con i propri oggetti intellettuali. Credo tuttavia che Platone compia ogni sforzo nei dialoghi per mostrare che esiste una forma di educazione, una forma di condotta, un governo di sé da parte dell'anima che le consenta di esercitare la sua funzione intellettuale nella forma più pura, anche se con maggiori difficoltà, quando è nel corpo, e che dunque le consente di recuperare appieno quella conoscenza che ha già realizzato nel momento in cui era disincarnata, e le consenta quindi di realizzare appieno la conoscenza intellettuale anche nel momento in cui si trova nel corpo. Chiudo dicendo che la apparentemente piccola differenza di cui un lettore moderno, contemporaneo, potrebbe disinteressarsi, cioè chi se ne importa, se in fondo l'anima questa cosa la fa nel corpo o fuori dal corpo, ha una ricaduta significativa, perché Franco non accetterà questa gravissima accusa. A mio avviso, se l'anima può realizzare questa conoscenza piena e pienamente fondata solo fuori dal corpo, e poi, come è noto, secondo Platone, la dimentica all'ingresso nel corpo,
Questo significa che fuori dal corpo la conoscenza c'è, è accessibile, è vera, è plausibile e così via. Nel momento in cui invece l'anima si trova nel corpo, c'è un ostacolo alla piena realizzazione di questa conoscenza e quindi, non ti piacerà la parola, Platone finisce per essere preso da qualche forma di scetticismo, diciamo, un'accusa molto grave. Io credo invece che ci siano nei dialoghi moltissime attestazioni del fatto che secondo Platone anche l'anima incarnata realizza pienamente, benché per segmenti, una conoscenza assolutamente vera e pienamente fondata. Ci sono passi, penso per esempio al Timeo, nei quali si afferma che la conoscenza piena, assoluta, assolutamente vera è solo degli dèi, e va bene, ma anche di quei pochi che sono amici degli dèi. E quei pochi che sono amici degli dèi sono i filosofi, che non hanno la stessa synopsis, la stessa visione d'insieme del mondo delle idee, questo certamente no, ma che per quello che riescono a cogliere, segmenti, alcune idee, alcuni ambiti scientifici, chiamiamoli così, non hanno certamente dubbi, non hanno una conoscenza sottoposta al vincolo della verifica quando l'anima sarà al di fuori del corpo. In altre parole, 2 più 2 fa 4 per il filosofo, per tutti gli altri, per gli dèi, dentro al corpo e fuori dal corpo. E questa conoscenza non c'è bisogno affatto che l'anima la acquisisca al di fuori dal corpo. E per Platone, a mio avviso, non è una conoscenza che abbia un fondamento dimostrativo o proposizionale, ma necessariamente un fondamento immediato, cioè tale per cui la procedura di accesso ai suoi oggetti non implica l'intervento di nessuna mediazione. Buongiorno a tutti. Luca, mentre stavi parlando io ho detto, beh, è un intuizionismo così circostanziato e come dire educato, che tutto sommato quasi quasi vi dico che siamo d'accordo e andiamo a bere un bicchierino. E invece poi in quello che ha detto è emerso i punti di disaccordo che sono anche sostanziosi. Il primo, per chiarire quello che voglio dire, la prima cosa che voglio fare è focalizzare il mio, la parte del mio discorso, che sarà breve, intorno alla nozione di logos. Ora, la parola, il termine logos, in Platone, come si dice anche in Aristotele, indica un sacco di cose, però ha un minimo denominatore comune, secondo me, che è la discorsività. Cioè, logos può anche indicare ragione, ma quando indica ragione è ragione discorsiva, se no devi usare qualcos'altro. Dunque, un minimo comune denominatore è questo, dunque logos ha carattere discorsivo. Essendo che a carattere discorsivo, vediamo che cosa se ne può ricavare. Se questa premessa è accettabile, ve la propongo come accettabile, ma insomma uno può anche dire che non lo è. Secondo me lo è, nel senso che logos è legato al lega, india, lega, zai, insomma tutto quello che c'è come attività discorsiva. Ora, noi troviamo a proposito del logos, per esempio, nel Politico, questa affermazione dove dice il 286a Politico. Dice, le cose che sono senza corpo, che sono le più belle e le più grandi, si conoscono soltanto con il logo, con nient'altro. Nothing, cioè io ho una traduzione in inglese, perché purtroppo mi sono dato il passo, allo udendo, con nient'altro, solo con il logos. Cioè, mezzo, un altro mezzo non c'è. Io ho raccolto dei passi, è un'affermazione che Platone ripete spesso, no? La conoscenza, quando ha per oggetto l'intelligibile, ha a che fare con logos, per cui lo schema che io applico è molto vagamente kantiano, è che esiste l'intuizione intellettuale, esiste in Platone l'intuizione empirica, ma non quella intellettuale, in quanto in questo caso la conoscenza intellettuale funziona attraverso il logos. Che cos'è il logos? Che il logos sia discorso si ricava da alcuni passi notevoli del sofista e del teteto dove cito per esempio il Teteto 190, dove dice, che cos'è il pensiero? Chiami pensiero quello che dico io, cioè dianoes, la dianoia, e dice, è un ragionamento che l'anima compie con se stessa intorno a ciò che prende in esame. Io cerco di renderti chiara la cosa come uno che non sa, infatti questo appare l'anima quando pensa, e nessun'altra cosa, se non dialogare con se stessa. Cioè l'idea che ha in testa Platone, che noi pensiamo parlando. Questo cosa vuol dire? Che se stiamo pensando siamo già in due, e questa è la radice secondo me del fatto che Platone usa sempre il dialogo, perché il logos è essenzialmente dialogo
logos è già dialogo, citando la famosa frase di Gadamer, noi siamo dialogo, cioè questa tesi secondo me è già in Platone. Il logos è comunque un interrogarsi e rispondersi, lo dice anche nel Sofista, vi stavo citando l'altro passo del Sofista, adesso ci arrivo, dove dice pensiero e discorso, cioè dianoia e logos, pensiero e discorso, sono la stessa cosa, solo che l'uno è dialogo che avviene all'interno dell'anima con se stessa, senza parole, e per questo viene chiamato pensiero. Dunque si pensa soltanto dialogando. Non c'è, secondo Platone, attenzione, io so abbastanza per certo che molti psicologi contemporanei ritengono falsa questa tesi, cioè ritengono che si può pensare anche senza parlare, interiormente. Ma Platone ci dice in vari punti che si pensa in questo modo qua. Cioè quando tu pensi è come se ti interrogassi, se parlassi con te stesso, no? Questo secondo me, insisto, è la radice teorica e non soltanto letteraria o metodologica per cui Platone usa necessariamente il dialogo, che il pensiero ha strutturalmente una forma dialogica, non è che ce l'ha in maniera estemporanea, cioè Platone usa il dialogo perché vuole abbellire il discorso, tante volte il dialogo di Platone non abbellisce niente, leggete le leggi, questo diavolo abbellisce il dialogo, e disse, mi disse, rispose, non abbellisce niente, e che la struttura è fatta così. Dunque, logos, e allora la premessa è che tutto si capisce solo con logos, la seconda è che logos è discorso, no? E dunque non sembra esserci un'altra possibilità oltre a questa, no? Per conoscere le cose, gli oggetti di carattere non sensibile o non materiale, come dice il passo del politico. E qui veniamo al testo che ha citato Francesco, che io ho, mentre lui lo stava commentando, dico, fino a un certo punto dico, è perfetto, è preciso, non ha niente da obiettare, ma a un certo momento secondo me ha preso una via che non è quella giusta. Cioè lui dice, è il testo della linea divisa nel libro sesto della Repubblica, cos'è la dianoia? Dianoia no, ha detto correttamente che non sono termini tecnici, siamo d'accordo. Ecco, dalle più antiche interpretazioni di questo testo, no? La dianoia è intesa come pensiero discorsivo e la noesis come pensiero intuitivo o diretto, perché io sono d'accordo con quello che dice lui, che l'ottica è una metafora, cioè c'è il toccare, va bene tutto, aptomai va bene, forse è meglio, no? Tuccani, anche forse la parola migliore è entrare, cioè raggiungere, conseguire l'essere, no? Tuccani cognitivo, tuccani tuontos, no? Sì. Toccare in qualche maniera, toccare la verità. Ecco, però, quando commentando questo passo, lui dice la dianoia ci ha bisogno di un medium e ha parlato del medium come logos, secondo me questo è inesatto, perché il medium, l'unico medium che viene nominato è l'immagine. Nel passo della Repubblica, che adesso vi leggo, se lo ritrovo, ci sono. Quando parla di dianoia e noesis, no, dei due segmenti più alti, ecco, quello della dianoia è fatto così. Dunque, la specie della dianoia è l'anima è costretta a indagare mediante il ricorso all'ipotesi, senza procedere verso il principio, perché non può elevarsi di sopra delle ipotesi, ma servendosi come di immagini delle cose, come di immagini, attenzione, delle cose stesse che corrispondono alle coppie del segmento inferiore. Cioè la dianoia cosa fa? Pensa per ipotesi, andando dall'alto verso il basso, usando come immagini le cose sensibili. Il medium è l'immagine sensibile. Non c'è nessuna traccia in questo testo dell'idea che il medium sia il logos. Ci siamo? Nella dianoia non c'è. Quando invece il logos stranamente viene fuori invece nella noesis. Dice invece la noesis come funziona? Cerca allora di comprendere che per seconda sezione dell'intelligibile intendo quella alla quale la ragione stessa attinge, grazie, dice, a che cosa? Alla dynamis tu dialegestai, lo dico in greco perché la traduzione è molto varia, qui la mia per davanti dice facoltà dialettica, ma la traduzione oscilla da capacità di discutere, quella più bassa possibile, a quella più forte, la potenza della dialettica, no? I traduttori usano, c'è uno spettro che va, però sia quello che sia, no? Il cuore è il dialegestai, cioè nel senso che dialegestai, dialogare, logos, logos è dialogo, discorso, parola,
riguarda anche la noise. La cosa strana è che, perché è una, si va contro una tradizione che è millenaria, no? Che in realtà, se noi prendiamo i due esponenti più elevati della linea, è il logo sta in quello più elevato e l'immagine sta, e l'intuizione come immagine sta in quello più basso. È la dianoia che usa l'immagine, dianoia che pretende di vedere. Con la dianoia Platone identifica un modo sbagliato di pretendere, che non è quello che dice lui, tra parentesi, perché lui ha appena chiarito che non lo condivide, però un intuizionismo banale di quelli che pensano di poter vedere le idee esattamente come i matematici pensano di poter vedere il cerchio perfetto. No? Il matematico cosa dice? Lui ragiona sul cerchio scritto o sul cerchio perfetto? Sul cerchio perfetto. No? Allora lui, quello che l'oggetto della sua dimostrazione non è il cerchio scritto, no, che è un cerchio che è comunque imperfetto, impreciso, è quello ideale. No? E uno potrebbe immaginare, anche il filosofo potrebbe usare lo stesso metodo, cioè dire la verità delle idee in sé, come lo si capisce, purificando la loro immagine, cioè attraverso il procedimento intuitivo. Invece qui il testo precisamente dice no, è solo logos, è solo idee, cioè il discorso che tu fai, no, attraverso la noesis è un discorso che comunque è un atto di dialeghezza, e dialeghezza è sempre la stessa cosa, cioè è parlare interrogandosi e rispondendo, no? Logon, dunai, kai, apodeketsai, dare e ricevere logos. Allora è chiaro che qui il medium c'è nella noesis, non è che viene tolto, no? Cioè quando io riesco anche a toccare la cosa, va bene, posso anche dire ma l'ho toccata la cosa, ho toccato la cosa perché sono passato attraverso il linguaggio. Il toccare la cosa è esattamente quello che accade quando, dopo aver usato il linguaggio per dimostrare una cosa, finalmente arrivo a stabilire che è vera, nel senso che conduco un'indagine intellettuale, intellettiva su una certa cosa, uso il logos come mezzo, e l'atto finale è quello in cui il logos mi appare come vero, e quello è il toccare. Ma non è che il mezzo non c'è, il mezzo l'ho usato per arrivare lì, l'ho usato per arrivare a quel punto, no? C'è un mezzo che io ho usato per arrivare lì. Ora è evidente che questo lavoro, dunque, se il logos è il mezzo necessario o indispensabile per la conoscenza, è evidente che ne risultano delle conseguenze che potrebbero essere preoccupanti, imbarazzanti per un platonico, perché il logos, come dice nel sofista e anche altrove, di per sé è sempre, e come discorso, è aperto ad essere falso, ad essere vero. Cioè, non è il logon di done, secondo me è una cosa forse che ci differenzia pure, il logon di done vuol dire rendere ragione, non vuol dire che una cosa è vera, vuol dire dare delle spiegazioni. Cioè, se lui dice la dianoia non in grado, cioè la toxa, parliamo non in grado di logon di done, di rendere ragione, non è che il rendere ragione, quello che va oltre la dianoia, è un dimostrare che la cosa è vera, ma è dare ragione del fatto per cui la pongo. Cioè il logon di done funziona così, cioè è il rendere ragione. Cioè tu dici, nel tuo pensiero dici questa cosa può essere vera o falsa, tu dimmi perché lo dici, ma può essere vera o falsa anche dopo, non è che il fatto che tu dia un logos la rende vera, no, è solo una spiegazione che dai. Il logos è sempre sottoposto alla valutazione, qualunque sia, no? Puoi dire che è vero o falso, non c'è poco da fare, cioè è solo l'intuizione, è solo qualcosa di diretto, che facciamo un caso, l'intuizione sensibile, cioè se uno prende un pugno sul naso e sente male, quello è irrefragabile, cioè non è che puoi dire no, tu non stai sentendo niente, e lì c'è un rapporto assolutamente diretto. Laddove c'è un mezzo si sviluppa una, quella che ho chiamato talvolta un'epistemologia traluscita, cioè c'è l'oggetto, il soggetto e l'oro che lo descrive, e questa conoscenza è sempre a rischio di non essere vera perché non sappiamo precisamente se l'immagine, che è il logos, corrisponde o no alla cosa. Sì, sviluppa una cosa molto strana secondo me, capite, anche preoccupante, ma filosoficamente interessante. Se noi cerchiamo di capire la verità dell'essere attraverso quell'immagine che ci dà il logos, no? Sì, sviluppano due possibilità. O diciamo abbiamo la possibilità di verificare veramente l'originale, e allora non si capisce perché studiare la cosa attraverso l'immagine, oppure l'originale non ce l'abbiamo e allora non riusciamo a verificare se l'immagine è corretta o no. Per quello che poi il rischio è che se è così diventa uno scettico, no? È evidente, no? Se il logos è questo, no? Il logos è immagine, è medium, come ha detto lui, no? Per sapere se il medium è corretto, perché secondo me che il logos è immagine, il Platone lo dice, nei Crati e altrove, dovrei conoscere l'originale.
ma se conosco l'originale, il logo non mi serve più. Ci siamo? Come si esce da questa cosa? No? Ecco, questo è chiaramente un grosso problema, perché se io dico, se io tengo per fermo quello che dice Platone, che si conosce solo attraverso il logos, è evidente che una presunzione, non dico di scetticismo, ma di incertezza rimane. Questo però secondo me non coincide con lo scetticismo, e questa è la cosa che forse ci differenzia. Io sono lui, ha ricostruito correttamente le mie tesi, cioè secondo me c'è un intuizionismo, un atto di contatto diretto con la cosa, che sia prima sia dopo l'atto del conoscere, perché primo è condizione di possibilità, il paradosso del menone, se non hai già una conoscenza, non ne puoi, cioè non puoi costruire sul nulla, tu che la devi avere già. Questo cosa vuol dire? Che si comincia l'indagine già avendo una conoscenza. Secondo me il menone dice che la conoscenza di questo tipo arriva dalla reminiscenza. Non posso ben capire che questa dimensione metafisica è fuori, non ha più corso legale nella filosofia contemporanea. Però dobbiamo metterci d'accordo se ci interessa di capire il problema o anche di capire quello che dice Platone. Se ci interessa di capire solo il problema, possiamo mettere da parte le idiosincrasie platoniche. Se ci interessa di capire Platone, cerchiamo di capire cosa dice. E lui sicuramente questa cosa la dice. Dunque c'è un agire, per così dire, nell'anima, nella mente dell'uomo, dell'intuizione prenatale delle anime, come spiega nel Menone e nel Fedone. Può esserci anche dopo. Nel senso che se è vero che le anime nel mito di Fedro, dopo la morte conosceranno le idee, allora lì dopo ci sarà una piena conoscenza. Lui ha detto miti e ha ragione, che spesso questa cosa ha forma di miti, perdone, ma non sempre, perché nel famoso passaggio, di Fedone 66-67, dove con molta forza Socrate dice la conoscenza, il filosofo cosa vuole fare? No, vuole conoscere le idee, l'intelligibile, questo è il filosofo. Lì deve giustificare il fatto che Socrate non si preoccupa di morire, sia chiaro. Allora, perché non si preoccupa? Perché si aspetta di ottenere quello che voleva solo dopo la morte, cioè quella conoscenza delle idee. Lo dice delle due l'una, non è possibile mai, no, lo dice così, è testuale quello che dico, mai possedere la conoscenza delle idee, perché lì è rigoroso nel dire possedere. Non vuol dire conoscere, ma possedere la conoscenza vuol dire averla totale, completa, o dopo la morte, o se non mai, il possesso, va bene? Il che non inficia in parte quello che diceva Luce, lui tutto sommato è d'accordo su questo, perché mi dice no, la piena conoscenza, ma si ha anche qua. Ora, qui la questione diventa più complicata, perché a mio parere Platone non ragiona come Cartesio, voi sapete che diceva Cartesio, no? Chiedo scusa a quelli che ne fanno più di me sull'argomento, ci sono le certezze, le cose di cui l'uomo è certo, ne è certo esattamente tanto quanto è certo Dio. Dio si differenzia dall'uomo perché ha più certezze di noi, ma su 2 più 2 fa 4, no? Dice, ecco, secondo me Platone non ragiona così, cioè c'è un limite di incertezza su tutto. Cioè Platone, lui dice 2 più 2 fa 4, ma lui nel Teteto discute ampiamente la possibilità di sbagliarsi nel fare 5 più 7, 12. Lui discute, lui nel libro 4 della metafisica enuncia il principio di non contraddizione e poi dice resta valido finché nessuno lo mette in dubbio, no? Cioè non è una cosa che tu dice, no, Aristotele dice tu metti in dubbio il principio di non contraddizione se quasi sicuramente non sei serio, dunque occorre usare la forza, via, dice lì dentro, va bene? Platone non lo dice, dice guarda, stabiliamo, quando parla della tripartizione dell'anima per dire che è tripartita, lo dice perché per evitare contraddizioni interne. Allora enuncia il principio, ma dice, però attenzione, lo teniamo fermo, ma fino a che nessuno viene a dire niente, no? Se c'è un'altra obiezione, una possibile obiezione, allora si torna sopra. Dunque, il filosofo sicuramente nella filosofia, se è logos, se è, come dice nel Fedone, logos è seconda navigazione, cioè procedimento più debole di quello che è quello diretto e pieno, sicuramente si insinua, e qui finisco per chiudo rispondendo in generale alla questione sullo scetticismo, no? È vero che si insinua nella filosofia di Platone un margine di incertezza inevitabile. Io come lo intendo questo? Facendo una distinzione tra la verità e la certezza. Cioè quello che io dico è questo. Se noi abbiamo sempre bisogno di un medium, se il medium è il logos, se questo medium non siamo mai sicuri al 100% che corrisponda alla cosa, no?
Se è vero che allora ci resta solo la coerenza e non la fondazione, però la coerenza, più la coerenza è ampia, più abbiamo qualche possibilità che sia vera. Cioè, nel senso, noi non siamo esclusi dalla verità, secondo Platone, come direbbe uno scettico. Siamo esclusi dalla certezza di averla conquistata una volta per tutte, che è una cosa leggermente diversa, no? Perché è diversa? Perché essere qui dalla verità vuol dire, come fa lo scettico? Lo scettico rigoroso usa l'equipollenza, l'umallo, non più questo che quello. Cioè ti dice piove o non piove, non più piove che non piove. E lì sei escluso dalla verità. Poi quando ti dice piove o non piove, questo è ridicolo, però non usiamo questa cosa, si parla di intelligibile. Questa cosa è vera o falsa? È molto probabilmente vera, perché il sistema che ho messo a punto per dialettico, per descriverla, è coerente ed è articolato e dice cose sensate. È vera assolutamente? E probabilmente non, questo non te lo so dire. No, lo dice, lui ha citato questi due modelli, quello coerentista e quello fondazionalista. Quello coerentista è chiaramente circolare, ma come ci ha insegnato addirittura, come sappiamo addirittura da Nietzsche e da Heidegger, non è necessario che il circolo sia vizioso, può essere virtuoso, va bene? Nel senso che la circolarità può funzionare a spirale, ci sono rapporti di feedback che permettono di fare dei progressi, anche se non c'è un punto fisso. Come diceva qua, citando Carnap, noi siamo nell'atto di riparare una nave standoci dentro, non stando fuori. La filosofia è come riparare una nave standoci dentro. Detto questo, non è che la circolarità è sinonimo di scetticismo, no? Perché la, come dire, la maggiore, migliore coerenza del sistema logico, discorsivo, no? È una garanzia tutto sommato interessante di verità. Cioè, per essere chiari, io so che con i miei studenti, mi concedete di farlo anche voi, faccio questo esempio, no? Che un po' deriva anche da Platone. Platone nel Cratilo dice, quando parla del linguaggio come sistema coerente, affronta la questione del coerentismo e dice non è decisiva, perché può essere benissimo che se le premesse sono sbagliate, tutto il sistema pur coerente è sbagliato, non dice le cose come stanno. Un esempio che faccio è quello delle geometrie non euclidee, no? Sono sistemi diversi, ma le premesse sono diverse, perché come fai a dire quello che è giusto? Dipende, poi è coerente nel suo interno. Però l'idea è questa, che più un sistema è coerente, più è possibile, se tu devi confrontare due sistemi, quello che ha più possibilità di essere vero è quello che è più coerente. Il caso che facevo con i miei studenti tante volte è questo: se voi quando facevate i compiti di matematica, se il risultato veniva 0 eravate contenti, se veniva 723,22 probabilmente il compito di matematica l'avevate sbagliato. Ci siamo? Perché? Perché non, vuol dire, l'eleganza, la coerenza dell'insieme è garanzia di che tutto sommato la strada potrebbe. E lo scettico non accetta neanche questo. Lo scettico non dice potrebbe, dice no, non puoi. Dice umallo non è più questo che quello. No? E secondo me Platone non accetta questa posizione. E che non ci sia una certezza, secondo me, per Platone, una certezza assoluta e incontrovertibile, è documentato a mio parere ontologicamente, perché per Platone ciò che è certo è immobile. Ciò che è certo è immobile. Ora, nel mondo in cui noi viviamo, noi non riusciamo a trovare niente che sia immobile, neanche i concetti, i famosi koinà o principi generali del teeteto sono comunque relativi l'uno all'altro, no? Neanche il pari e il dispari, neanche il grande e il piccolo sono quello che sono, perché il 2 in rapporto a 4 pare piccolo e in rapporto all'1 pare grande. Cioè non abbiamo nessuna cosa che sia stabile e ferma, né concettuale né fisica. E quindi abbiamo criteri di probabilità, di approssimazione, dove la questione che ponevo all'inizio, e qui veramente mi avvio a chiudere, di capire come possiamo sapere se l'immagine che è il medium, che è il logo, si approssima alla verità, la questione di capire se l'immagine si approssima risolvibile soltanto con la conoscenza dell'originale, come la risolvo con la coerenza del sistema. Qui mi sai benissimo che c'è tutto il lavoro che ha fatto Gabe Fine su questa cosa, no? Che tu conosci benissimo. E allora secondo me qui funziona a metà, perché lei si ferma un circolo che corre il rischio di restare vizioso, perché non suppone un punto fermo esterno. Per Platone c'è un punto fermo esterno, ma è esterno, cioè nel senso che Platone dice è assolutamente convinto della dottrina della reminiscenza, che secondo me non nega mai, secondo la quale gli atti di conoscenza che facciamo adesso sono resi possibili soltanto dal fatto che c'è questa conoscenza pregressa dell'universale. Dunque lui questa la intende dimostrata. Cioè, se noi intendiamo l'esistenza delle idee come strumenti
fissi di pensiero ma non conosciuti nel loro, questa secondo me Platone offre delle dimostrazioni. Lui pensa di poter dire tu non puoi fare a meno per giustificare il pensiero di supporre l'esistenza di principi postulati come le idee. Detto questo, capire cosa sono è più complicato. Dunque un punto di riferimento esterno Platone lo pone, cioè quando dice nel Parmenide, che lui conosce benissimo, lui che mi vergogno un po' a parlare con un esperto come lui, quando dice a un certo punto Parmenide critica a lungo la dottrina delle idee, dopodiché dice che non posso comunque elevare le idee perché sennò il pensiero andrebbe perduta, e ripete ancora questa frase, cosa andrebbe perduta? La dynamis tu ti adeguezze, è uguale la frase, non puoi limitare, puoi togliere perché sennò andrebbe perduta, vuol dire la capacità che noi abbiamo già di dialogare sull'universale impone che le idee qualche modo esistono, c'è già, non devo dimostrarlo, l'universale siamo già insidiati nell'universale, nella misura in cui rispondiamo alla domanda socratica, capendo di cosa si tratta. Dunque il presupposto c'è, la questione è ricostruire insieme, qui la questione diventa esattamente quella che noi abbiamo quando, se la reminiscenza è presa sul serio, qui veramente chiudo, è il caso che noi abbiamo quando noi tentiamo di ricostruire un evento, no, siamo faccio esempio io il caso del commissario di polizia che tenta di ricostruire un evento che i testimoni hanno visto, lui non ha visto, o ha visto anche lui, in questo caso non ha importanza, ma non sta vedendo presentemente, lo ricostruisce in base alle testimonianze, che sono quelle che dicono no, e interroga che cosa? Interroga l'anima Socrate, ma perché interroga l'anima Socrate e non la natura? Perché è nell'anima che è depositata la conoscenza delle idee, come dice questa cosa. Dunque allora si cerca di ricostruire attraverso le testimonianze una realtà che sicuramente è unica, che si è svolta in un modo solo, ma di cui noi abbiamo soltanto testimonianze ricavabili dal medium del logos, che in questo caso si configura come relazione, in base alla reminiscenza, come relazione di quello che tu hai visto, come fa uno che interroga un testimone. Ecco, noi siamo testimoni, in qualche maniera, di aver visto questa verità, ma abbiamo un logos che la descrive diversamente. Però, come dire, e qui chiudo citando quella famosa frase del Fedone, che non è di Simmia, che non è di Platone, ma non è di Socrate, ma è di Simmia, no? Il quale dice, su questioni come l'immortalità dell'anima è difficile avere una certezza, no? Ma che cosa possiamo fare? Possiamo prendere il logos, no? Il discorso. Poi dice, con questa brutta cacofonia, dus excellent cotator, meno confutabile, non inconfutabile, meno confutabile, affidarsi a questo logos come se fosse una zattera, e con questa zattera attraversare il mare della vita. È chiaro che la zattera non è un transatlantico, può andare giù, va bene? Vanno giù anche i transatlantici, ma la zattera è ancora peggio. Però cosa abbiamo? Niente di meglio. E dice, ci fosse una rivelazione, quel testo lo prenderei, ma non c'è, abbiamo il logos, buono o cattivo che sia. Grazie. Ci sono circa 30 minuti per domande ai relatori, vi prego soltanto di fare delle brevi domande, non veri e propri interventi, per lasciare anche a tutti quanti la possibilità di intervenire. Okay. Prego. Professor Trabattoni, qual è il sapere dei filosofi nella Repubblica allora? Allora, ha chiesto cos'è il sapere dei filosofi nella Repubblica. Allora, la prima, lei ha fatto una domanda molto interessante, perché la mia risposta, la mia primo commento sarebbe: chi sono i filosofi della Repubblica? Allora, sono Socrate, Glaucone e Adimanto, o sono i filosofi della Callipolis? Se intendi i filosofi della Callipolis, hanno il sapere che hanno gli dèi, perché la Callipolis è un modello ideale. Se intende Socrate, i suoi amici non ce l'hanno, perché Socrate dice io delle idee del bene ho approfittato solo la mia opinione, ma sicuramente la conoscono loro. Ci siamo, loro la conoscono di sicuro, cioè c'è un modello di conoscenza perfetta, non è quello, ma cioè, Socrate non dice ma dimmi cos'è l'idea del bene, non te lo dico perché io ho soltanto la mia doxa su questa cosa, doxa che è uguale a logos, uguale a diana, eccetera, eccetera. Ecco. Ma
vogliamo escludere che i governanti della Callipoli servono a sapere, non possiamo escluderlo perché la Callipoli è pensata come un modello ideale. Per essere chiari, a mio parere, i filosofi della Callipoli non sono filosofi, sono sofoi, cioè, hanno perso il prefisso, va bene? Non c'è più, cioè, che no. Nel simposio Platone dice noi siamo filosofoi, i sofoi sono soltanto gli dèi. Nessun dio fa filosofia, dice nel simposio. E noi non abbiamo il logos, eccetera. Ecco, lì sono pensati come quelli, come modello. Tu vuoi dire, insomma, sarò breve, però la cosa che secondo me è importante, il modello è essenziale per Platone, perché se tu devi poter stabilire da che parte andare in politica devi avere un modello, no? Il tecnico, come fa l'artigiano, devi fare una scarpa, devi capire come fare una scarpa, un architetto, quello che volete, no? Allora è importante stabilire il modello. Detto questo, il modello non è detto che noi siamo all'altezza del modello. Conta che devo averlo per forza come oggetto di imitazione. Dunque la risposta è duplice. Se lei dice, non, è una domanda che mi ha fatto una volta, me l'ha fatto una cosa che mi ha chiesto, una audizione che mi ha fatto Francesco Arunadio, che ringrazio di essere qua presente, che so benissimo che non sarà d'accordo su niente di quello che ho detto. E, no, giusto? Ok, ecco, comunque tu una cosa che mi hai detto una volta, forse tu, forse qualcun altro, cioè secondo me non c'è in Platone un filosofo che ne sa più del suo Socrate, reale, no? Che ne sappia di più del suo Socrate. I filosofi della Repubblica chiaramente ne sanno di più. Ci siamo? Va bene, poi agio. Quando dice però io ho la mia doxa, gli altri invece hanno già nel sapere, io non te lo dico perché ti dico solo la mia doxa, ma quelli lo sanno, è difficile dire che non sia, che sia lo stesso tipo di sapere. Non so se il sistema è tale, le domande valgono come c'è. Beh sì, c'è elasticità naturalmente, se vuoi. No, sono due spunti di riflessione su quello che, sulla risposta che Franco dà. Io credo che invece per Platone ci siano filosofi a partire da lui stesso che ne sanno più di Socrate. Penso che la connessione con il socratismo sia, e questo lo dico, il suo Socrate, non il Socrate. Sì, il suo. Penso che non è un caso che la connessione con il socratismo non storico, con il socratismo platonico, sia la strategia che il platonismo antico ha attuato nel momento in cui è diventato scetticismo, perché il meccanismo per cui Socrate indaga ma le risposte le dà Platone, diciamo, è un meccanismo che in qualche modo ha funzionato nel platonismo antico. E credo, però adesso a parte queste osservazioni di carattere più generale, che per quanto riguarda il sapere dei filosofi nella Repubblica, la questione sia più delicata, nel senso che Socrate esponga su determinati argomenti delle opinioni e che si schernisca spesso dicendo questo forse ne sai più tu, di questo ti posso dire tutta. Naturalmente può dipendere, come Franco sostiene, dal fatto che il sapere del Socrate platonico non sia un sapere completo ed esaustivo su questi temi, ma può dipendere anche, e io sarei piuttosto propenso a difendere questa tesi, come avviene in altri dialoghi, dal fatto che c'è una certa strategia narrativa, dal fatto che c'è un certo andamento, che c'è una certa modalità. Il punto più forte, il sapere dei filosofi nella Repubblica, è quello di Socrate e dei suoi amici, non quello dei guardiani della Callipolis, perché quello è un modello ideale. Questo secondo me è un punto filosoficamente più interessante e più degno, diciamo, di essere discusso, perché è vero, certo, che il modello della Callipolis è la città in cielo, insomma, questo è chiaro, che però, insomma, non è solo la città in cielo, perché questa espressione si alterna all'altra, la città è logois nei discorsi che stiamo facendo, che abbiamo fatto. Ed è vero che c'è una tara, che c'è uno scarto da compiere nella realizzazione concreta, storica, ammesso che sia possibile, della Callipolis. Io però ho la sensazione che, come avviene, mutatis le cose che devono essere mutate, come avviene per il caso dell'anima, così anche per il caso del filosofo c'è una funzione
mediana del filosofo che sfugge alla tipologia copia modello, o meglio non sfugge, la completa. Cioè il filosofo non sta né in questo mondo né in quell'altro. Il filosofo è precisamente colui il quale sa costituire il trédignon fra i due piani. Quindi il sapere del filosofo non è né di là né di qua. Il sapere del filosofo è precisamente quello che fa la relazione. Ah, ok, quindi su questo piano io penso che il sapere che si tenta di raggiungere, per questo dicevo, non è né quello di Socrate e dei suoi interlocutori, né qualche cosa che sta completamente al di là. Poi faccio una cosa: Socrate, non, tu hai fatto riferimento a Socrate dei dialoghi giovanili, ma in realtà Socrate è quello che risponde, cioè c'è un solo Socrate, non due. Cioè, io quando dico Socrate non mi riferivo al Socrate che sa di non sapere, ma a Socrate della Repubblica e del Filippo che mi risposta le dà. Ci siamo? Ecco. Ok. Sì, volevo sapere se si potesse spendere qualche parola sulla relazione tra il sapere come testimonianza prenatale o in vita che sia, e la conclusione del sofista, appunto il concetto di mimesis historiche, e appunto magari anche sulla semantica della parola historia e del tema di historiatore. Ho l'impressione che lei mi fa ben preparato su questa cosa, e non so, non sul proprio per dirlo. Sì, se si poteva spendere qualche parola sulla relazione tra il tema del sapere come testimonianza prenatale o in vita che sia, rispetto appunto al concetto di mimesis historiche nella conclusione del sofista, e appunto al fatto che il tema istor in greco appunto assume anche il valore di testimone, di testimonianza, e che se qui appunto, diciamo, non so. Penso che con lì abbastanza possa collegare con quello che ho detto, cioè sicuramente il fatto che ci sia una relazione a una esperienza di conoscenza diretta è essenziale per Platone. Sono d'accordo con lui su questo e non ho dubbi, anche perché, come giustamente, insomma, forse non in precisa relazione al sofista, ma cioè, l'immagine deve essere immagine di qualche cosa che è una realtà, cioè c'è una differenza di immagine di San Sofista, no? Le immagini che sono immagini di tipo buono, scadente, per cui deve fare riferimento a una realtà che c'è. No? La questione complicata, secondo me, è quella di capire come faccio a istituire una relazione tra ciò che ho visto e ciò che è l'immagine, perché l'aver visto, in questo caso dare una relazione storica, nel senso che dice lei, etimologica delle cose, a mio parere, se l'oggetto è veramente quello ideale, è una cosa che, comunque da detto, non è. Noi siamo testimoni di qualche cosa che non vediamo presentemente, secondo me, a differenza di. C'è il passo del teteto del giudice che appunto valuta le testimonianze, eccetera, no? Noi siamo proprio nell'atto, a mio parere, di fare istoria, diciamo, in qualche maniera, di qualcosa di cui il video, che sa che poi c'è questa etimologia, no? Oida vuol dire so perché ho visto. So perché ho visto è sicuramente una nozione che Platone accetterebbe, no? La questione è capire che cosa ho visto, perché che la conoscenza sia immediata all'origine, attenzione, è fuori discussione. La mediazione è soltanto quello che viene dopo, cioè puoi mediare all'infinito, alla fine devi partire da qualcosa di immediato. Quello che ci divide, no, è di capire dove lo trovi, dove lo metti, questo immediato, no? È chiaro che se l'immediato, come intendo io, lo colloco in una dimensione non più raggiungibile sistematicamente, c'è sempre il rischio che ti stai sbagliando quando fai istoria, ci siamo? Se invece lui lo colloca in una dimensione diversa, hai dei principi che sono in qualche maniera inconfutabili. Secondo me l'inconfutabile in Platone non c'è, per quello citavo quel passo del Fedone, dice Duis Eiselenkotato, non inconfutabile, ma meno confutabile possibile. Non so se ho risposto, e magari dare un po' più fondo nel testo che lei stava citando. Sì, io non ho molto da aggiungere sul tema specifico in relazione alla questione della testimonianza e della visione, però mi ha fatto venire in mente la risposta di Franco una precisazione che vorrei fare, perché anche io credo senza particolari difficoltà che per Platone la questione della reminiscenza sia una questione seria, che non è messa in discussione da un punto di vista epistemologico nei dialoghi.
quindi la prendo molto sul serio. Il problema è che ho più difficoltà a pensare, che credo sia la tua posizione, che la reminiscenza spiega in che modo l'anima fuori dal corpo ha potuto avere accesso diretto appunto alle idee, ha dimenticato nel corso dell'incarnazione, e nella vita il recupero di questo ricordo si svolge esclusivamente discorsivamente sul piano. Questa è la tua posizione. Io invece penso che tutta la prima parte evidentemente la condivido, ma che il recupero della conoscenza per l'anima nel corpo ha comunque le modalità che Platone descrive nel per come io le comprendo naturalmente, nell'ambito della linea. Quindi una modalità che è senza alcun dubbio discorsiva, di ricerca, di ipotesi, verifica di ipotesi e così via, ma che nel momento in cui giunge all'effettiva manifestazione, all'effettiva emergenza dell'idea che si era dimenticata e che viene recuperata, questo passaggio, exifness, improvviso, istantaneo, ha comunque, e qui ritorno al punto di prima, una componente immediata. E ho l'impressione che l'unico esempio reale, perché c'è anche nel Fedone, ma nel Fedone è un po' più complicato ricostruirlo, che Platone ci dà della procedura anamnestica, diciamo, cioè Socrate lo schiavo nel Menone, Platone ce lo lascia a metà, perché ci dice: allora Socrate gli fa le domande, quello risponde, sbaglia, poi Socrate gli fa capire perché sbaglia, Socrate bara anche un po', perché certo che è più facile fare questa dimostrazione tracciando le figure e facendogli vedere le cose, ma lasciamo stare. A un certo punto Socrate chiude dicendo: ecco, questo è l'esempio, vedrai che poi a poco recupererà la conoscenza. Ma a poco come? Che vuol dire? Come dici tu? Oppure che a forza di vedere di questo quadrato i disegni, le domande e così via, si illumina la lampadina, ecco, diciamo, questo. Molto rapidamente, per me c'è un motivo per questo, perché la reminiscenza non è un metodo di ricerca in Platone, ma è l'enunciazione delle condizioni di possibilità del conoscere. Cioè non interessa, cioè non si conosce, per Platone conoscere usi la dialettica, non c'è altro. E anche Menone fa quello, con lo schiavo fa quello, domanda e risponde, no? Domanda e interroga, no, ok. Ecco, dunque non gli interessa specificare benissimo questo metodo, ma gli interessa dire: guarda, come è possibile che noi possiamo, qui c'è una cosa che a me è interessante, il principio che viene tante volte imputato a Platone della priorità della definizione, ci dice non puoi dire una cosa, una caratteristica di una cosa se non dici la definizione, viene usato per dire che Platone ci invita a cercare le definizioni prima di conoscere, che a me non è vero. Ce lo fa Platone, che per un altro scopo, per dire: guarda, quali sono le condizioni di possibilità del fatto che nonostante che tu non possieda la definizione, nonostante questo sai parlare sensatamente delle cose, e la condizione è la reminiscenza, perché ne sai parlare, perché c'è questa roba qua, ok? L'altra cosa, l'exifness, sono d'accordo, però siccome è l'exifness, io lo chiamo comprensione, cioè cosa succede? L'esempio che facevo ieri ai miei studenti, lo faccio anche ai ragazzi che sono qua. Quando vi spiegano un teorema di matematica 5, 6, 7, 8 volte non lo capite, all'improvviso lo capite. Non è che vi appare qualcosa di nuovo o che succede qualcosa di strano, semplicemente, oh, questo è l'exifness, l'illuminazione, no? È l'atto del comprendere, che è il fastidio di un procedimento dialettico. Ti spiego questa cosa, te la spiego, okay, lo facciamo di mestiere, te la spiego e lo spiego ai miei studenti, poi vedo delle facce strane che penso che non hanno capito, ripeto, e poi finalmente vedo la fase che dice: ho capito, cioè è questa cosa qua che va secondo me depotenziata al massimo, cioè non è un apparire di una verità o di un contenuto nuovo, è l'atto della comprensione che sicuramente è immediato, che suggella un procedimento discorsivo, dunque non è che lo puoi fare senza il medium, secondo me, ma è quello che dice Berti del Nus in Aristotele, per essere chiaro, quello a un certo punto il Nus è il suggello di un procedimento discorsivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è l'atto immediato, ma tu lo poni come conclusione di un procedimento mediante quest'atto immediato, che media quest'atto immediato, non senza questo, no? E questa è la mia tesi, cioè tu usi il logos e alla fine arrivi a questa immediatezza. Ma io ho parlato troppo.
No, quest'ultima cosa è molto, che hai detto è molto pericolosa, perché finisce che alla fine ci dobbiamo andare e non siamo più in disaccordo, perché il mio punto non è che si prescinde dalla mediazione dei logoi nell'atto in sé, cioè l'atto in sé, quello che tu chiami il mediano, c'è il medio, la noesi non c'è, secondo me c'è entrambe. Ah no, un momento, ma io non le considero indipendenti. La noesi è necessariamente l'esito conclusivo di un processo che è per forza dianoetico. E allora andiamo via. Sì, prego. Alzati. Allora io volevo fare una domanda a entrambi. Intanto mi sembra che il professor Frotterotta, mi sembra che quando lei dice conoscenza non discorsiva, insista su conoscenza non linguistica. Mi sembra, lei può dire no, non è vero. E dall'altra parte mi ha colpito un passo del sofista che ha citato il professor Trapattoni, in cui dice pensiero e discorso sono la stessa cosa, ma il primo viene all'interno dell'anima e senza parole. Allora potrebbe aver luogo un Platone, una distinzione tra discorso e linguaggio, e dire le idee stesse magari sono discorsive, la gerarchia delle idee dialettica, no? Mentre la conoscenza. Ma io penso entrambe le cose, cioè quando io dicevo non discorsiva intendevo sia non linguistica sia non discorsiva, lo dico con una parola, bah, forse più semplice, no, ma insomma che sintetizza entrambe le cose. Non c'è il meccanismo predicativo, non c'è A e B nell'ambito che io chiamo noetico della conoscenza immediata. La conoscenza immediata, come nuovamente Franco Aronadio ha molto spesso discusso, ne abbiamo molto spesso discusso, si pone il problema se possa essere come dire, singolare o plurale, cioè se possa cogliere solo oggetti singoli, eventualmente più di oggetti singoli, o nessi predicativi. Io penso che colga esclusivamente oggetti singoli, per questo non ha bisogno di per sé, ma per arrivarci sì, non ha bisogno di per sé della mediazione strumentale, e per questo io penso che su questo piano, che è una componente del pensiero, non ci sia spazio per la rappresentazione che si trova in alcuni dialoghi del pensiero come fondamentalmente presentabile in termini di logos dell'anima con se stessa. Aggiungo, perché anche questo mi era, no, non è che mi era sfuggito, ma insomma è una cosa che Trapattoni ha detto, il logos, l'insistenza sul logos, sulla tematica del logos anche nei passi che io ho presentato della Repubblica, ma io non ho nessuna difficoltà a mettere questo. Devo rilevare peraltro che così come tu hai fatto notare che ci sono in ambito noetico, diciamo così, molte occorrenze di logos e famiglia, e per conto mio potrei far valere che in uno di questi passi si dice addirittura che il logos aptetai, il logos tocca il soggetto. Quindi bisognerebbe mettersi d'accordo su cosa vuol dire logos. Tu hai detto, beh, condizione minimale che quantomeno lo facciamo avere a che fare con i discorsi, dialeghe, in discutere e così via. Ma ci sono dei casi in cui il termine, sia nell'insieme dei suoi significati, sia nella letteratura antecedente e contemporanea a Platone, sia in Aristotele, non ha una valenza propriamente discorsiva nel senso di predicativa. Il logos tesusias, bisogna vedere come lo intendiamo, per esempio. Il logos può essere anche il rapporto di misura o il rapporto proporzionale che dà l'essenza di una cosa. Quindi, allora, poi chiudo perché non voglio dilungarmi, per rispondere in modo secco, diciamo, alla sua domanda. No, io penso che quando parlo di assenza di mediazioni strumentali mi riferisco sia al logos sia al linguaggio, sia al discorso sia al linguaggio, perché mi riferisco all'assenza del nesso predicativo, del dire qualcosa di qualcosa. E penso che quella che chiamo conoscenza immediata, diciamo così, più che intuizione, eccetera, abbia a che fare con la percezione intellettuale, il cogliere intellettuale di oggetti singoli, di oggetti colti nella loro immediatezza. Perché tendo ad ammettere che logos
possa avere in greco e in Platone più significati diversi. Logos come proporzione è una cosa che ogni volta che ho parlato questa cosa hanno conosciuto con Barbara Shelley, che ha questo gusto per le matematiche, ma ha sempre detto guarda, il logos è proporzione, la sua tesi è questa. Ecco, secondo me però è vero che tanti sensi già all'epoca di Platone pensi Eraclito probabilmente in testa, no? Ok, esatto, però sicuramente io faccio riferimento a quello che gli dice Platone quando ne parla, cioè quando parla di logos, nel senso che i testi che ho citato del sofista, del politico o del teteto sono testi in cui il logos compare proprio come strumento del pensiero, in questo caso come attributo del pensiero, in questo caso secondo me lì è abbastanza rigido, abbastanza unanime nel dire che ha carattere discorsivo, però sono sicuro che c'è anche quel senso che dici tu. Per rispondere a quello che dice lo studente, il passo del sofista senza parole vuol dire, a mio parere, senza parole pronunciate, non senza parole non pronunciate, cioè nel senso dice è la differenza che per fare gli stoici fa il logos e l'acetos e il logos proforicos, cioè il logos che mi tengo dentro è quello che invece resta fuori, ma non pronunci niente. Notate che la cosa interessante è perché proprio all'epoca di Platone si cominciava a leggere, si stava iniziando la pratica della lettura silenziosa, no? Che se no, che in genere veniva fatta ad alta voce. Allora la lettura silenziosa chiaramente è un pensare che è un parlare in qualche modo. Per quello che riguarda, ecco, allora lui parlando di struttura proposizionale ha rimesso le cose a posto, il dissido torna ad esserci. Secondo me ogni verità, ogni asserzione che Platone si ritiene in grado di fare sulle idee ha la forma del S e P. Cioè, per essere chiari, voglio capire cos'è l'idea del bene, poi no, certo, poi del giusto. Il giusto è coraggioso, il giusto è buono, quello che fa il Protagora, per esempio, mettendo la ricava attraverso delle relazioni, cioè più relazioni riesco a mettere in piedi, la tecnica, è la coinonia togenon del sofista, più relazioni riesco a mettere in piedi, più la cosa mi diventa chiara. Qui la differenza saliente con Aristotele, che avendo ben visto che questa cosa finiva in un sapere non abbastanza forte, secondo i suoi gusti, sostituisce l'accumulo delle proprietà con la definizione per genus e differenzia, cioè non basta lì accumulare chissà quanto, no? Ora, la dialettica è descritta nel Filippo, nel Sofista e anche nel Parmenide come amecano, come infinita, perché tu dovresti collegare tutto a tutto, addirittura un passo del Parmenide dice per capire cos'è X, devi dire cos'è X in rapporto a sé, in rapporto a tutto il resto, per quello che è e quello che non è, e puoi ripetere la stessa operazione per tutto, ma quando finisci? Infatti il Socrate svolta e dice amecano. Come facciamo? Allora, questo chiaramente, se la ricerca è infinita in questo senso o asintotica, come mi diceva ieri uno studente, è chiaro che lo sospetto di inconcludenza, mettiamola così, si insinuano, però insisto sul fatto che c'è tra questo, tra la ricerca asintotica, tra una concezione asintotica della conoscenza e lo scetticismo, c'è differenza. La cosa più pericolosa per Platone è ingabbiarlo nelle false opposizioni. Cioè praticamente o scettico e dogmatico, o è politico, o vita politica, vita contemplativa, o vita attiva. Cioè, siccome se noi fossimo abituati per le nostre schemi, per semplificare i nostri schemi mentali, non riuscissimo a vivere la complessità della situazione. Qui, allora no, allora deve essere per forza di là. Ecco, secondo me c'è una. Insomma, quello che tu una volta prendendo in giro, hai parlato, cioè, una volta mi hai preso in giro abbastanza salacemente in tuo articolo, no? Priolisti, terzisti, no? Siete questa roba qua, ecco, noi siamo i terzisti, ecco perché noi non riteniamo che sia né dogmatico né scettico né questo, cioè, ma abbiamo una possibilità intermedia, dice, cioè, allora tu dici che la verità non c'è, ma non ho detto questo, ho detto che non ho una certezza, e questo onestamente io vi inviterei a vedere se non è vero o non è vero, che questa cosa fotografa un po' la condizione umana. Se qualcuno volesse veramente sostenere lo scetticismo come una cosa vera, radicale, siamo d'accordo che non c'è nessuna verità? Secondo me la maggior parte di voi risponderebbe no. Se però aggiungessi esistono verità incontrovertibili, probabilmente anche qui tanti risponderebbero o no o ni, o è difficile da trovare, insomma. Cioè in fondo una fotografia abbastanza realistica della condizione umana, questa medietà tra il vero, tra una verità approssimativa e uno scetticismo totale. Sono due, vedi due. Sì, prego, prego. Io vorrei capire qual è per Platone la vera garanzia
se si può parlare di garanzia, forse mi sbaglio, però dell'esistenza delle idee, cioè cosa mette a fondamento l'esistenza delle idee. Se gli oggetti matematici, ovvero come pensavo prima di questo incontro, ovvero il fatto che le idee esistono è testimoniato dalle verità matematiche, che noi possiamo in un certo senso possedere, ottenere in questa vita, oppure se sia più la teoria della reminiscenza, ovvero le idee, questo ponte tra le idee non si può ottenere in questa vita tramite, diciamo, trovando appunto nella matematica questo punto medio, punto di contatto, ma soltanto in una vita dopo ultraterrena prima e dopo la morte. Ecco, certo, forse se fosse vero questo punto, bisognerebbe anche ricercare in Platone una corretta teoria dell'immortalità dell'anima, ed è forse questo il punto, quindi sono un po' più scettico sul fatto che invece il vero contatto tra l'uomo, il filosofo e le idee siano le verità matematiche, proprio perché anche nella stessa Repubblica Platone parla di un'anima non perfetta, un'anima che ha in sé che anche una parte o un elemento desiderante, quasi irrazionale, ecco questo, non so se è chiaro. Guardi, secondo me Platone ha delle prove dell'esistenza delle idee, cioè li propone, poi gli dico quali, però per quanto riguarda gli oggetti matematici, secondo me non è sufficiente, perché la matematica potrebbe fermarsi a un livello inferiore, cioè potremmo dire, perché poi l'Accademia lo ha tentato, forse lo stesso Platone si ha ragionato Aristotele, che gli enti matematici sono intermedi tra le idee e le cose, no? Cioè la matematica è una cosa molto particolare, perché è preparatoria, propedeutica alla dialettica, ma non è la dialettica, cioè le idee matematiche non siamo sicuri che le idee matematiche siano i migliori esempi di idee di Platone, di fatto non sono mai gli esempi che fa, cioè non sono gli esempi, almeno a mio, fa esempi di tanti tipi diversi, quelli che secondo me ha più a cuore sono il bello, il giusto, il bene, questa roba qua, quelli eticamente determinati, ma esempi dell'idea matematica sono raramente presenti. Secondo me ci sono delle dimostrazioni, sono due nel Fedone e una nel Filebo, per essere chiari, una è la reminiscenza, una è l'ultimo argomento del Fedone, che è la causa, che tu devi documentare il divenire non lo spieghi se non traduci cause non materiali, no? E una è nel Teteto, dove si parla dei coinà, dove dici che la stessa percezione sensibile suppone una sorta di, qui mi avvicino un po' alla sua tesi, una sorta di, come direbbe Husserl nella stessa ricerca logica, di intuizione categoriale nel sensibile. Cioè tu vedi non solo, vedi non soltanto, vedi nel sensibile, vedi il bianco, il rosso, il verde, vedi lei, non è, il simile, il dissimile. E qui, così, per giustificare la conoscenza sensibile, già ci devi mettere un universale che non sembra oggetto di sensibilità pura, ecco. Poi chiaramente dimostrazioni, ogni volta va ripetuta, per Platone non c'è una dimostrazione definitiva, no? Questo come è un classico di Platone, lui dice sempre il logos, dice in tanti punti, ma insomma nel Fedone, i logoi possono deludere, cosa facciamo? Diventiamo misologi, cioè nel senso che cerchiamo, diventiamo odiatori dei loghi, no, bisogna immer vider, sempre di nuovo, cercare un altro logos, un logos migliore, se possibile, no? Questo non ti. Lo schema del Fedone ci dimostra di parlare di immortalità, nel Fedone la dimostra con 3-4 prove, come le vogliamo contare, però alla fine dice, c'è qualche perplessità ancora, dice, ma per adesso no, dicono si mette a teto, però chi lo sa? Fate bene, dice, aversi, perché come facciamo a avere? Allora, se nel caso tornate a monte, no? Tornate come si diceva ai principi, e rivediamo ancora, perché vedete, ecco, vi ricordo quello che dice lei, nel Fedone a un certo punto dice Platone, ho dimostrato contro quando avete contro simile, la stessa necessità stringe insieme l'esistenza delle idee e la reminiscenza e l'immortalità dell'anima. Allora se tu hai ammesso che uno è necessario, devi mettere l'altro, va bene? Non puoi fare, ecco, allora. A questo punto il passo fondamentale è ammettere la necessità delle idee, dopodiché il riempimento può anche essere variabile, ma se fai questo sei già platonico, no? Il riempimento può essere, sì, è quello che chiamo un platonismo minimo, se ammetti che esiste l'universale ed è oggetto di pensiero, non puoi più essere nominalista, empirista, neanche scettico, no, sei già platonico. Sì, io
possiamo accettare un'altra domanda ancora, perché poi vorrei lasciarvi, prego, 10 minuti di... Non sono sicuro di aver capito il suo esempio sul professore che spiega al discente il teorema di matematica. Io ho capito che il professore segue una certa strada logica e lo studente non capisce. Risegui la stessa strada per 2 o 3 volte, alla fine lo studente immediatamente comprende il problema. In realtà tra professori universitari di materie scientifiche circola una storiella che forse lei conosce. Dice: il professore spiega, lo studente non capisce. Allora segue un'altra strada e lo studente non capisce. Finalmente segue una terza strada e lo studente capisce. I professori dicono: il problema è che solamente la terza volta il professore ha compreso a fondo il problema e l'ha capito talmente bene che è stato in grado di spiegarlo pure al discente. Questo significherebbe però che invece di una conoscenza immediata, una conoscenza mediata, perché ha seguito un ragionamento del docente e quindi lo studente. L'ambiguità di questo... Senta, sicuramente lei è una cosa molto platonica, perché Platone usa un approccio mirato, cioè il suo Socrate cerca di usare gli argomenti che sono adatti per l'interlocutore. Cioè, nel senso che anche nel caso della linea divisa, dove si parla di matematiche, quando parla di dianoia, la descrive la dianoia senza fare riferimento alle matematiche. L'altro dice: non ho capito niente, e è comprensibile perché neanche noi a occhio non si capisce. E allora dice: allora faccio un esempio, uso le matematiche, supponendo che sia un esempio migliore per far capire all'altro. Detto questo, io non sono così ottimista sul fatto che, mi scusano gli studenti presenti, ma ho tanti anni di anzianità, non sono così ottimista sul fatto che ci sia un metodo per far capire tutto a tutti. Cioè, ho fatto tagliare il professore di liceo, per cui no, insomma, lo dice anche Platone a un certo punto, ma cioè, non si può far capire, cioè, sono dei limiti oggettivi. Detto questo, pensi invece all'immagine, no, vale anche per noi, perché vale per chiunque, è un dato umano, insomma, non è che niente che deve. Una volta questa cosa l'ho detto. No. Ho usato dirlo, tanti anni fa hanno dato del fascista a colpa di prima legnata. E vabbè, insomma, becco anche questa. Pensi invece al caso del libro. Come dice Refedo, se il libro, se lei legge la frase tante volte, dice sempre la stessa cosa. Però non ci capita spesso che noi leggendo un libro leggiamo una frase 3 o 4 volte e non si capisce, alla quarta sì. Lì non c'è nessuna variazione, no? Allora l'esempio in questo caso fosse più calzante, è qualcosa che sorge spontaneamente, a un certo punto appare un senso, come in certe immagini, come quando fanno vedere certe immagini, dice, dovete vedere lì dentro uno squalo, uno guarda e dice lo squalo non lo vede, poi strabuzza gli occhi, fa quello che dicono, fa quello che dicono, a un certo punto si profila la figura dello squalo, cioè a un certo punto accade una comprensione di qualcosa, però insisto, non è che vedo qualcosa che prima non c'era, che appare una cosa nuova, è un atto di comprensione, ma su questo ho capito che potrò chiedere abbastanza d'accordo, dice sì. In realtà di domanda c'era un'altra, però siccome mi avete rubato la risposta precedente, io la voglio dare. La questione delle idee, infatti io tendo da qualche anno a questa parte a non parlare più, come facevo prima, di teoria delle idee. Peraltro Franco adesso mi sembra che abbia assunto una posizione un po' troppo forte, visto che ha curato un volume qualche anno fa con Mauro Bonazzi in cui compariva un articolo perché Platone non ha una teoria delle idee, no? Sì. No, vabbè, comunque preferisco parlare di ipotesi delle idee, nel senso delle ipotesi della Repubblica di prima, cioè di punti di partenza che consentono di di fornire una spiegazione di certi fenomeni. Le matematiche, per come le vedo io, anch'io concordo, non si possono considerare come un modello equivalente a quello eidetico, diciamo, a quello delle idee. Io, come anche spesso a lezione, come lei sa, uso il paragone con il parallelo con il modello matematico come esempio di un genere di scienza e di un genere di conoscenza vera che a Platone fornisce il modello
da esportare in altri ambiti di scienza. Quindi a me quello che preme sottolineare, quello che secondo me Platone sottolinea, è che il fatto che la verità esista e sia possibile coglierla gli è fornito dall'esempio delle matematiche. Ma poi quello che si fa con le idee è altra cosa. La reminiscenza anch'io la considero come condizione della conoscibilità, e quello che è molto interessante, e questo credo che anche coloro i quali tendono a contestare, diciamo, la legittimità della reminiscenza come una specie di mito, eccetera, però questo lo accetterebbero. La cosa interessante di come Platone presenta la reminiscenza, in particolare nel Fedone e nel Fedro, meno nel Menone, è il modo in cui il processo si innesca, che non è automaticamente connesso all'intuizione categoriale, chiamiamola come vogliamo, ma alla constatazione della deficienza, della minorità del sensibile. Cioè il sensibile non fornisce la possibilità di ricavare un concetto, perché se io prendo due pietre uguali, questi sono gli esempi del Fedone, o le cose belle nel Fedro, dice: ma da dove abbiamo ricavato il concetto di uguale o di bellezza, visto che quelle uguaglianze che cogliamo fra le cose sensibili sono sempre imperfette? Questo io lo trovo molto interessante. Anche questo è un argomento però ex hypotheseon, cioè non è che ci dice che l'idea ce l'abbiamo là, la vediamo e quindi la possiamo cogliere, non è una prova in senso esplicito. Ma questo che funzioni così, Socrate e Platone lo dice tranquillamente nel Fedone, un passo molto famoso, pagina 100-101, in cui dice: quando mi si chiede perché le cose belle sono belle, che cosa è il bello, io lascio tutti gli altri discorsi e dico questa cosa, anche questa è un'ipotesi, che nessun'altra cosa rende belle le cose belle, per presenza, partecipazione o come la vogliamo chiamare, se non l'idea del bello. Qui lui mica la sta vedendo con gli occhi l'idea del bello, assume l'ipotesi dell'esistenza di questa cosa cui appartiene una funzione causale, peraltro, oltre che predicativa, rispetto alle cose belle. Forse, e qui c'è una piccola differenza fra noi, per me c'è anche il fatto che, per come la vedo io, c'è anche il fatto che, oltre a tutte queste cose che ho appena detto, c'è una fase, un momento, nel quale avviene una conoscenza immediata dell'idea, e questa è la certezza. Io credo che questa ci sia, e credo che la scala Moris del simposio, per esempio, no? Dalle cose belle alla bellezza delle scienze, delle leggi, alla visione immediata dell'idea del bello, fatto salvo l'elemento metaforico di questo linguaggio, significhi proprio questo, che c'è una fase, e già in questa fase siamo in ambito di conoscenza intellettuale, dove il riferimento alle idee è ipotetico nel senso che stavamo dicendo, ma c'è una fase nella quale si acquisisce certezza, e questa certezza non può che essere basata su una qualche forma, chiamiamola visione, contatto, quel che sia, di conoscenza immediata della cosa. Questo a me sembra il punto sul quale ci guarda. Infatti il passo del simposio è interessante, perché è uno di quelli che più vengono citati da quelli che non la pensano come me, giustamente. Perché dice il simposio è un dialogo strano, perché nel simposio non si fa mai accenno al bimondismo platonico dell'immortalità, dunque non c'è. Non bisogna però pensare che Platone ogni volta debba metterci tutto, non è che ogni volta che Cartesio apre bocca dice cogito ergo sum, nel senso che se no non è Cartesio, no? Come Cartesio sei, non hai detto cogito ergo sum. Dunque quello non ci ha messo l'idea, e dunque non è Platone, non è mica detto. Il simposio, io ho una mia ipotesi, come la cosa la pongo io, cioè la conoscenza delle idee dirette c'è, assoluta, è possibile, ma io prendo sul serio questa divisione di due dimensioni. Lì non c'è, per cui chiaramente nella scala non c'è la frattura, no? Però c'è un sintomo che ce lo fa capire, che è quello che vale anche per quello che dicevo sui filosofi della Repubblica. A un certo punto Diotima dice: fino a piccoli misteri potevi seguirmi, qui non so mica se riuscirai a venirmi dietro, no? Ecco, secondo me Platone sta dicendo al lettore: guarda che qui sto giocando l'asso di bastoni, nel senso, no, il carico da 9, il carico da 11, nel senso, questa è la conoscenza pura e assoluta, però attenzione, qui ho davanti Socrate e sto dicendo che il mio Socrate non sappiamo se ci arriva, è un avvertimento che ci fa prendere con una certa cautela. Uno dei passi sicuramente vanno nella direzione
che dice il designio collega Fontanini. Forse ce n'erano tutti perché hanno visto la mano laggiù. C'era stato qualcun altro lì in fondo a destra che aveva. Guarda, io per spiegare questa cosa in genere uso un'espressione husserliana, che è questa, come se funge, noi ci accorgiamo del fungere. Faccio un esempio, nella Repubblica, quando viene definita la giustizia come restituire i debiti, no? A un certo punto Socrate fa l'esempio, ma se tu presti le armi a uno che nel frattempo è impazzito, è giusto restituire il debito? L'altro risponde, ma no! Su che base? Vogliamo chiamarla intuitiva? Chiamiamola intuitiva, non ho nessuna difficoltà, ma è una base che è un residuo, no? che è presente, che ti fa dire una cosa giusta. Secondo me la reminiscenza funge da orientamento implicito verso le soluzioni corrette, eliminando il circolo vizioso, che sennò sarebbe inevitabile. Cioè, se noi, io prima facevo l'esempio di Neurath e Cardan, dello stare sulla barca, no? Neurath dice, il filosofo modifica, ripara la barca standoci sopra, ma il filosofo, dunque senza poterla vedere da fuori, no? Ma il filosofo platonico una volta l'ha vista da fuori, questa è la differenza, ci siamo? Cioè, il presupposto che permette di uscire dal circolo è questo, dunque noi non sappiamo identificare quali sono precisamente le tracce, però le vediamo quando vediamo che la ricerca che facciamo quasi magneticamente si orienta in certe direzioni, no? Ci accorgiamo che dietro c'è qualche, non tutto funziona, non è che qualunque risposta va bene, c'è una specie di costruzione sistemica che spinge verso un certo tipo di soluzione e altri no, e questo secondo me per Platone è l'effetto della reminiscenza, cioè l'insediarsi in una verità che non si esprime in proposizione ma che è attiva in qualche maniera e tacitamente guida l'indagine, anche se evidentemente non essendo oggetto tematico di conoscenza può essere anche, si può sbagliare, diciamo, non è infallibile. Ci sono 2 minuti, non so se volete fare un commento conclusivo a testa. Il punto che forse possiamo in qualche modo trarre da questa discussione è che ci sono una serie di aspetti dei quali è bene forse liberarsi come, diciamo, inutili orpelli di questo dibattito sull'intuizionismo, l'antintuizionismo. Per esempio tutto quello che attiene alla storia del termine, del concetto di intuizione, che naturalmente è carico di altro e che non ha a che fare con la vicenda e con le vicende cui si fa riferimento nel corpus platonico, per esempio anche tutto quello che ha a che fare con una serie di, a mio avviso, pregiudizi filosofici anche legittimi intorno al concetto di razionalità, razionalismo, cosa è razionale, cosa non è razionale. C'è una ampia letteratura per cui i cosiddetti intuizionisti, insomma, in ambito platonico ritengono che questo atto uscirebbe dallo schema della razionalità ordinaria e conseguentemente finisce per essere una forma di conoscenza irrazionale. Ecco, tutto questo è bene liberarsene. Io credo che restino alcuni punti invece sui quali in parte dissentiamo, in parte siamo più vicini, ma che sono discriminanti. Uno è il ruolo e la funzione del linguaggio e del linguistico, sia dal punto di vista della sintassi del pensare, se vogliamo dire così, sia dal punto di vista di che cosa è linguaggio e discorso in Platone, quale funzione ricopre. E questo è un punto indubbiamente importante. Secondo punto, come consideriamo, e qui restiamo all'anima incarnata, quindi alla conoscenza mondana, lasciamo stare l'anima disincarnata, come consideriamo lo statuto della conoscenza o delle diverse forme di conoscenza secondo Platone? Perché adesso, per dirla con termini non platonici, però mi sembra che ci sia un po' un discrimine. Io, per esempio, credo che l'elemento finale, conclusivo, che attesta la certezza della verità, della conoscenza, ha a che fare con una forma di ostensione della cosa stessa. Cioè,
Io penso che l'idea, adesso prima si parlava delle prove relative al fatto che le idee ci siano, io credo che la, diciamo, la posizione ultima che Platone può difendere relativamente al dire cos'è un'idea, prima ancora che la forma della proposizione, quindi dell'enunciato, ha a che fare con qualcosa di ostensivo, con l'indicazione della cosa stessa. Ma qui c'è il problema della traducibilità di questo atto immediato nella proposizione. È un altro punto che secondo me è molto importante, perché talvolta fra, diciamo, intuizionisti e non si dibatte sulla possibilità di tradurre in termini linguistici ciò che si è visto intuitivamente. Io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che, per esempio, benché al vertice di questa procedura conoscitiva ci sia, per quanto mi riguarda, un atto immediato, quest'atto immediato è esprimibile senza residui nell'enunciato, e che quindi costituisce davvero la punta dell'iceberg, cioè quell'elemento che fornisce la dimensione fondativa, ma che non resta residuale rispetto al linguaggio, lo fonda e se ne lascia poi trasmettere. Ecco, per chiudere, questi sono i punti su cui secondo me, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista concettuale, ha senso discutere rispetto al problema di cui ci siamo occupati in Platone, ripeto, lasciando da parte una serie di altri aspetti che invece sono completamente fuorvianti. Ecco, questa è una bella differenza in effetti che lui ha detto, perché secondo me se si può parlare di intuizione, perché non è traducibile, fosse traducibile non sarebbe più un'intuizione, secondo me. Io non, questa è la mia posizione, cioè, se tu dici è traducibile, vabbè, perché devo, cioè, quale valore aggiunto dà in più il fatto che tratti di un'intuizione, se poi io la valuto insomma la comunico, la esprimo, la metto in circolo in un contesto proposizionale, cioè, ma non solo ma anche non capisco dove si viene la differenza. Questo è un punto, però evidentemente se si parla di intuizione traducibile, evidentemente la questione di cos'è l'intuizione diventa più complicata, ovviamente non intendiamo proprio la stessa cosa, che secondo me non è. Quello che io escludo è un'intuizione, mettiamola così, quello che io vorrei escludere è un'intuizione intraducibile, non c'è. Se è traducibile, io onestamente annuncio volentieri, cioè, non capisco perché usare il termine intuizione, questo è il mio punto di vista. Riguardo l'altra cosa che ha detto, io sono d'accordo, sono modi distorti di intuizione. Tanti anni fa, lo vorrei ricordare in questa occasione, Margherita Snardi Parente mi disse: Voi giovani, tempo fa, ero giovane anch'io, per cui voi giovani, mi disse un sacco di anni fa, non riuscite a capire cos'è l'intuizione, date sempre verso l'irrazionale perché non avete avuto la scuola, non siete più al corrente della scuola degli idealisti. Cioè gli idealisti, e evidentemente lei faceva riferimento a un'istruzione avvenuta nella Roma, per certi versi, governata da pensatori o gentiliani o crociani, comunque di questo giro qua, dice, quelli non hanno nessun problema a parlare di intuizione senza che per questo nessuno li accusi di essere irrazionalisti o mistici. Ecco, ci siamo. Ecco, io non ho nessuna difficoltà a restare a questo punto. Il punto è che se, quello che ho detto prima, se l'intuizione non è qualcosa che non si traduce in un linguaggio, non so come fare a identificarla. Dice l'ostensione, cosa ostendo? Cioè non so come si fa a ostendere un'idea, insomma. Se è identificabile con il linguaggio, allora tutto sommato l'intuizione lo possiamo anche tenere come una specie di titolo onorifico di questa nostra verità, di questa nostra conoscenza che è proposizionale, ma non si capisce bene quale sia la sua essenza, la sua funzione nel discorso. Ecco.